Per questo disse, non vi siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro, capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate l'erate della congregazione delle mie discepole del Divino Maestro, nella seconda sessione celebrata dal 4 al 20 aprile 2008, in seguito ad uno studio approfondito condotto sui testi fondazionali e sui documenti più recenti del Magistero della Chiesa, ha sottoposto a revisione il testo costituzionale approvato dalla Santa Sede l'8 dicembre 1984 per una maggiore aderenza al carisma di fondazione. Con lettera del 12 maggio, la Superiore Generale ha quindi presentato richiesta di approvazione del testo modificato della Costituzione. Questa congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, dopo un attento esame del documento, quali sono state portate alcune precisazioni, in virtù del presente decreto approva la nuova regola di vita. Auspica che nell'osservanza della regola di vita e in fedeltà al carisma di fondazione, le pie discepole del Divino Maestro vivano la grazia dell'Apostolato in Gesù Maestro, via, verità e vita, affinché ciascuna, trasformata dall'ardore della carità, possa dire come San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, alla città del Vaticano, il 12 luglio 2008, nascita della serva di Dio scorma di scolastica arrivata. Firmato dal cardinale domenica 26 ottobre 2008, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Divino Maestro, con la gioia di promulgare il direttorio, codice complementare della regola di vita. È stato approvato dall'Assemblea Capitolare durante la seconda sessione del settimo capitolo generale e applica per noi i discepoli del Divino Maestro i principi e le norme della regola di vita, adattandole alle esigenze dei tempi. Rendo grazie a Dio che suscita in lui il desiderio di ascoltare, come discepole, il nostro Signore Maestro, per mettere in pratica la sua parola in un servizio ecclesiale rinnovato dalla carità, diffusa nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Madre Maria Scolastica arrivata, che nel 1945 era stata chiamata dal primo maestro a scrivere il primo direttorio per la nostra congregazione, interceda per tutte noi presso il Signore, insieme al beato di morte già santo e al beato già anteriore, nostro fondatore.